Per ipotizzare dei cambi, attenzione al break di Montesanto, i 25 metri, è un buon destro, bella palla per Verricchio, sulla destra arriva il pallone in mezzo, c'è l'anticipo e l'autogol, clamoroso, Napoli in vantaggio, metti il Napoli, passa in vantaggio, andiamo a rivedere, Verricchio, pallone che arriva in mezzo e c'è un giocatore che adesso non riusciamo a identificare perché è per terra, entrato. Pallone per Mora, qualche difficoltà ad domesticare il pallone, l'apertura centrale per Verricchio, il tocco di Sosa, 1-2, Verricchio, limite dell'area, va giù Verricchio, calcio di rigore per il Napoli, espulso il difensore, è stato Morleo ad essere espulso, l'ero il giocatore meno, rivediamo, Sosa per Verricchio, limite dell'area, intervento di Morleo è da ultimo uomo, l'occasione è chiara, pronto, parte il fischio dell'arbitro, parte anche la rincorsa di Sosa, tiro, rete! Napoli in vantaggio per 2-0 e oltre a un 2-0 che in questo momento è un punteggio decisamente puniti del Napoli, lo rivediamo da tutte le angolazioni possibili, palla da una parte, nemmeno angolatissima, portiere dall'altra e quanto basta, bella apertura sulla destra di Sosa per Toledo, adesso va a profondo Montesanto a destra, vediamo se lo vede, limite dell'area, la botta, c'è un po' di rammarico da parte del pubblico che chiedeva l'assist per Montesanto sulla destra. Posso dire Fabio che il Sora non meritava il 2-0 dopo 30 minuti di gioco. Bricca il lancio centrale per Magliocco, Magliocco difende bene il pallone, ancora Magliocco, attenzione ai 16 metri sinistro, il pallone alto sopra la traversa. Per l'area un attaccante deve cercare il tiro in porta come lui ha fatto. Manca forse al Sora proprio un giocatore delle caratteristiche o di Sosa o di Verricchio. Oltre i 4 minuti chiesti dal quarto uomo, attenzione limite dell'area, Montervino fa tutto lui, limite dell'area piccola, Montervino il pallone fuori, azione straordinaria, messo in porta, Montervino con la maglia numero 10, ha fatto una magia ad altri tempi, questa è solo la parte finale. Si vede che la maglia numero 10 fa questo effetto.